りは急がんかい。しずく、待ってよ。もうすぐゴロネイル王国や。どうしよう。逃げるで。ほな行くでよオリバー。え、待ってよ。これが おはよう。今日の分ならそこに置いてあるよ。うん。あ、それと昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけどあったかい？え、本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから、まだその辺にいると思うよ。ありがとうレイラおばさん。あ、お母さんによろしくね。うん、わかった。Come tutti voi ben saprete, il titolo vede la collaborazione fra Level 5 e lo studio Ghibli del maestro Hayao Miyazaki. Questa collaborazione ha dato frutto ad un prodotto che solo per l'aspetto narrativo andrebbe acquistato ad occhi chiusi da tutti coloro che amano l'animazione. Dal punto di vista narrativo, il titolo potrebbe essere tranquillamente paragonato ad un film di animazione dello stesso Miyazaki, mostrando tutte quelle caratteristiche peculiari che faranno la gioia di tutti i fan. Emozioni forti, drammaticità, commedia, azione si fondono in un prodotto poetico e profondo che sarà apprezzatissimo sia dai grandi che dai piccini per il suo stile unico e la sua maturità di fondo. Nel gioco vestiamo i panni del tredicenne Oliver, che si ritroverà a dover affrontare la perdita prematura della sua adorata madre, che come ultimo dono gli lascia una speciale bambola. Questa, a contatto con le lacrime del bimbo, prende vita e si rivela così il simpatico Drippy. Oliver, kaasan wa kyou kara oshigoto ni ikkedo, samishiku nattara kono oningyo kaasan to motte ne. Kaasan issho. Kaasan. La fata, una volta risvegliata, offre ad Oliver una grande possibilità: affrontare un lungo viaggio in un mondo parallelo per resuscitare la sua amata madre. Questo mondo, irto di pericoli, sarà una versione alternativa di quello dove vive Oliver e ci farà incontrare tantissimi personaggi fantastici che saranno versioni alternative delle persone conosciute dal ragazzo nella vita reale. で、感動したよ。うん。Parlando del comparto tecnico, non si può far altro che lodare il lavoro svolto dalla casa nipponica, che ha dato vita ad un mondo vasto e variegato, basato sugli splendidi ed armoniosi tratti di Hayao Miyazaki e dallo studio Ghibli, che ha creato personaggi ed ambientazioni poetiche ed ispirate. Tutti i personaggi mostrano una caratterizzazione di altissimo livello ed una realizzazione tecnica di ottima fattura. Altrettanto si può dire degli ambienti, sempre vari e colorati, che difficilmente non vi invoglieranno all'esplorazione di ogni anfratto. Per quanto concerne il gameplay, ci troviamo di fronte a tutti gli ingredienti classici di un GDR: mappe liberamente esplorabili, sistema di trasporto per facilitarne gli spostamenti ed un sistema di combattimento tattico e facile da padroneggiare. Per arricchirlo ulteriormente troveremo tantissime quest e minigiochi come bonus.
Questa scelta di adottare un combat system in stile classico è a nostro avviso azzeccatissima, in quanto questo titolo non necessita di particolari innovazioni sotto questo profilo. Il suo punto di forza rimane sempre comunque la trama e il design, che rendono l'atmosfera unica e meravigliosa. Dal punto di vista sonoro, il titolo è di ottima fattura ed offre un comparto musicale che si sposa perfettamente con le immagini a schermo, sottolineando egregiamente i momenti scherzosi e i momenti drammatici, aumentando così il pathos della produzione. Il doppiaggio, inoltre, è di altissimo livello, prende i doppiatori più di spicco del panorama nipponico. Namco Bandai ha inoltre doppiato in inglese la versione occidentale, che vanterà una localizzazione nella nostra lingua. Ni no Kuni, la minaccia della strega Cinerea, è un capolavoro senza mezzi termini che, pur essendo uscito un anno fa in Giappone, non sfigura davanti alla concorrenza, mostrandosi come uno dei titoli più riusciti di questa generazione ed in generale come uno dei giochi di ruolo più belli di sempre. Consigliamo il titolo agli amanti del genere, ma anche a tutti i fan dello studio Ghibli, che si ritroveranno a vivere un'avventura che trasuda stile da tutti i pori e li emozionerà, come ogni film che il maestro Miyazaki è sempre stato in grado di fare.